Tutto è imperfetto, non c'è tramonto così bello da non poterlo essere di più. Possiamo vendere il nostro tempo, ma non possiamo ricomprarlo. E se tutti noi fossimo sogni che qualcuno sogna, pensieri che qualcuno pensa? La sensazione estetica può diventare una scienza e l'originalità essere coltivata come una disciplina. La vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente. Costa molto essere sinceri se si è intelligenti, quanto essere onesti se si è ambiziosi. È nobile essere timido, illustre non saper agire, grande non avere attitudine alla vita. In tutti i manicomi vi sono tanti matti posseduti da tante certezze. Che gli dèi cambino a loro piacimento i miei sogni, ma non il dono di sognare. Esiste una stanchezza dell'intelligenza astratta ed è la più terribile delle stanchezze. Non è pesante come la stanchezza del corpo, e non è inquieta come la stanchezza dell'emozione. È un peso della consapevolezza del mondo. Una impossibilità di respirare con l'anima. Ecco la decadenza è la perdita totale dell'incoscienza, perché l'incoscienza è il fondamento della vita. Il cuore, se potesse pensare, si fermerebbe. Due persone dicono reciprocamente. Ti amo, o lo pensano. E ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, perfino forse un colore diverso o un aroma diverso, nella somma astratta di impressioni che costituisce l'attività dell'anima. L'unico modo di andare d'accordo con la vita è essere in disaccordo con noi stessi. Non sono niente, non sarò mai niente, non posso voler essere niente. A parte questo, ho dentro di me tutti i sogni del mondo. Per me non esistono fiori in grado di reggere il confronto con la varietà dei colori che assume Lisbona alla luce del sole. Non amiamo mai nessuno, amiamo solo l'idea che ci facciamo di qualcuno. È un concetto nostro quello che amiamo, insomma, amiamo noi stessi. Ecco l'anarchico vuole la libertà per sé e per gli altri, per tutta l'umanità. Vuole essere libero dall'influenza o dalla pressione delle finzioni sociali. I viaggi sono i viaggiatori. Quello che vediamo non è quello che vediamo, ma quello che siamo. L'amore è uno scampolo mortale di immortalità. Soltanto l'idea raggiunge, senza sciuparsi, la conoscenza della realtà. Tutto trascende tutto ed è più e meno reale di quello che è. La metafisica mi è sempre sembrata una forma comune di pazzia latente. Se conoscessimo la verità la vedremmo, tutto il resto è sistema e periferia. Ci basta,
Se riflettiamo, l'incomprensibilità dell'universo, volerlo capire è essere meno che uomini, perché essere uomo è sapere che non si capisce. Ho avuto grandi ambizioni e sogni sconfinati, ma questi li hanno avuti anche il garzone o la sartina, perché i sogni ce l'hanno tutti, ciò che ci differenzia è l'intensità per raggiungerli o il destino che li raggiunge per noi. Cultura non vuol dire leggere molto, nemmeno sapere molto, vuol dire conoscere molto. Sono nato in un'epoca in cui la maggior parte dei giovani aveva perduto la fede in Dio, per la stessa ragione per la quale i loro padri l'avevano avuta senza sapere perché. E allora, poiché lo spirito umano tende naturalmente a criticare perché sente, e non perché pensa, la maggior parte di quei giovani ha scelto l'umanità come surrogato di Dio. Così, come laviamo il corpo dovremmo lavare il destino, cambia Revita come cambiamo biancheria non per preservarla, come quando mangiamo e dormiamo, ma per quel rispetto altrui per noi stessi, che propriamente chiamiamo pulizia. Potessi essere la polvere della strada e i piedi dei poveri mi calpestassero. Punto punto. Potessi essere i fiumi che scorrono e avere lavandaie sulla mia riva. Punto punto. Potessi essere i pioppi sulla sponda del fiume soltanto col cielo sopra e l'acqua sotto. Potessi essere l'asino del mugnaio che da questi è picchiato e stimato. Punto punto. Quanto meglio che essere colui. E dopo tutto ci sono tante consolazioni. C'è l'alto cielo azzurro, limpido e sereno, in cui fluttuano sempre nuvole imperfette. E la brezza lieve. E, alla fine, arrivano sempre i ricordi, con le loro nostalgie e la loro speranza, e un sorriso di magia alla finestra del mondo, quello che vorremmo, bussando alla porta di quello che siamo. Ciò che è naturale è ciò che viene dall'istinto, e quello che, non essendo istinto, assomiglia in tutto e per tutto all'istinto è l'abitudine. I sogni ce l'hanno tutti, ciò che ci differenzia è l'intensità per raggiungerli o il destino che li raggiunge per noi. Amo come ama l'amore. Non conosco altra ragione per amarti che amarti. Che cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se quello che amo dirti è che ti amo? Noi non amiamo mai nessuno. Amiamo, soltanto, l'idea che abbiamo di qualcuno. Ciò che amiamo è un nostro concetto, vale a dire, amiamo noi stessi. Considerare ogni cosa che ci capita come un accidente o un episodio di un romanzo a cui non assistiamo con la nostra attenzione ma con la vita. Solo con questo atteggiamento potremo vincere la malizia dei giorni e i capricci degli eventi. Per tutti noi scenderà la notte e arriverà la diligenza. Godo della brezza che mi è data e dell'anima che mi è stata data per goderla, e non mi pongo altre domande né cerco altro. Se ciò che lascerò scritto nel libro dei clienti, riletto un giorno da qualcuno, potrà intrattenerlo nel transito, andrà bene. Se nessuno lo leggerà, né si intratterrà. Ho avuto grandi ambizioni e sogni turgidi, ma i sogni li hanno avuti anche il garzone e la sartina,
perché tutti sognano. Quello che distingue le persone le une dalle altre è la forza di farcela, o di lasciare che sia il destino a farla a noi. Nei miei sogni sono uguale alla sarta e al garzone. Sono diverso da loro solo perché scrivo. Sì, là. Le persone sono come le vetrate colorate, brillano e scintillano quando fuori c'è il sole, ma al calar delle tenebre viene rivelata la loro vera bellezza solo se è accesa una luce dall'interno. Porto addosso le ferite di tutte le battaglie che ho evitato. Viaggiare? Per viaggiare basta esistere. Passo di giorno in giorno come di stazione in stazione, nel treno del mio corpo, o nel mio destino, affacciato sulle strade e sulle piazze, sui gesti e sui volti, sempre uguali e sempre diversi come in fondo sono i paesaggi. Per arrivare all'infinito, e credo vi si possa arrivare, abbiamo bisogno di un porto, di uno soltanto, sicuro, e da lì partire verso l'indefinito. Dicevano gli argonauti che navigare è necessario, ma che non è necessario vivere. Noi, argonauti della sensibilità malata, diciamo che sentire è necessario, ma che non è necessario vivere. Considero la vita una locanda, dove devo fermarmi fino all'arrivo della diligenza dell'abisso.